The Sims 4 continua a sfornare kids. Gli ultimi rilasciati sono Accogliente Bistrò e Rifugio in Riviera. Se prendiamo ad esempio il primo, Accogliente Bistrò, quanti DLC sono stati rilasciati con, in linea di massima, lo stesso obiettivo, ossia la costruzione di strutture, lotti comunitari, dove i Sims possano mangiare, bere, trascorrere del tempo insieme, magari per un appuntamento romantico o anche in semplice amicizia. Qualcuno ha detto friendzone? Bene, in questo video partiremo dalla stessa struttura di The Sims 4, ossia una struttura rivisitata del gioco base in il caffè lounge di Willow Creek, e lo decoreremo con 1. Il game pack mangiamo fuori insieme al gioco base per un ristorante. 2. Il nuovo kit accogliente bistrò con il gioco base per un bistrò. 3. L'espansione usciamo insieme e il gioco base per una struttura un po' particolare. Quale DLC vincerà questa sfida? Iscrivetevi e fatemi sapere nei commenti qual è la struttura che vi è piaciuta di più. Ed eccoci qui nel lotto di Willow Creek, che tra un po' andrà ad essere demolito del tutto. Ci sono diverse tipologie di lotti che possiamo utilizzare come bistrò, però andiamo a vedere più nel dettaglio. Questo è il lotto che ho preparato, ancora manca un po' di landscaping, ma tra un po' si aggiungerà come per magia, ecco. Ed ecco qui, tac, fatto. Comunque, a partire dalla renovation numero 1 abbiamo il gioco base e il game pack mangiamo fuori, e la tipologia di lotto sarà di ristorante, che andremo a cambiare tra un po'. Comunque, come vedete, questo lotto ha due piani, quello d'accesso è il piano terra, il primo piano, visto che è un po' rialzato. E non vedremo qui uno speed build velocizzato, ma vi farò vedere direttamente il risultato finale, ecco. Iniziando da questa stanza, che è la stanza che verrà adibita come sala d'attesa nel momento in cui ci fosse tanta fila, ecco. Questo per farvi vedere che comunque tutto è partito da questa stanza qui. Ed ecco ora il ristorante completato. Come vedete, l'aspetto esteriore è più o meno sempre lo stesso, ci sono soltanto già dei dettagli che appartengono a Mangiamo Fuori. Questa è la stanza sala d'attesa completata con il menù esposto, e nel piano interrato, diciamo così, abbiamo già la postazione del cameriere. Questo separè con questo effetto bollicine che fa accedere direttamente alla cucina super fornita, e al piano inferiore non c'è più niente perché tutti i tavoli sono al piano superiore. Infatti abbiamo qui direttamente poi un bagno con 3 gabinetti e tanti tavolini sparsi. A 2 posti, 3 posti o un tavolo un po' più ampio per 4 posti. Ci sono tutte le decorazioni sul muro e in generale, e poi abbiamo questa saletta che è una saletta un po' privata per gli eventi privati, ecco. Se andiamo all'esterno abbiamo altri tavolini, con tavoli da bar, quindi un po' più alti, e questa atmosfera un po' più romantica anche con le fontane. C'è anche questo spazio dedicato al bar per un amaro dopo i pasti, ecco. Questo è il ristorante creato dalla Shell di Willow Creek. Pareri? Passiamo ora alla renovation numero 2, ossia il bistrò, che è un accogliente bistrò, proprio realizzato con il nuovissimo kit. Anche in questo caso ho voluto preservare un po' la stessa struttura del ristorante, ma arredarlo in modo diverso, perché giustamente il kit è diverso e l'obiettivo è diverso. Infatti qui
al piano interrato abbiamo già dei tavolini e abbiamo delle postazioni da per suonare e cantare, insomma. Però al piano superiore avviene proprio il clou della comunità, del lotto comunitario, qui dove ci sono i tavolini, il bar nuovissimo incluso nel kit, un angolo dedicato e una saletta un po' più privata e intima per degli eventi. Anche i gabinetti sono sempre gli stessi, con l'arredamento chiaramente o del kit o del gioco base. All'esterno qui non ho voluto proprio lasciare i tavolini, ma ho pensato che fosse più un momento da dedicare alla lounge. Questo kit non viene con una categoria vera e propria, purtroppo, quindi ho assegnato la categoria di caffè nello specifico. Potrebbe anche essere lounge bar nel momento in cui possiedete soltanto il gioco base e questo kit, per esempio. Ecco, qui ci sono dei dettagli con le nuove bottiglie, le nuove sedie, le decorazioni per i tavolini, molto molto carine. Le bottiglie si possono anche utilizzare in casa, per esempio. Quindi questo era l'accogliente bistrò, ha delle note un po' degli anni 20, anche un po' di anni 50, forse dipende anche un po' dal colore. Comunque l'ho trovato molto 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 carino, più utilizzabile nei lotti comunitari, se devo essere sincera. E comunque, infine, non si può non parlare di lotti comunitari senza includere anche l'espansione Usciamo Insieme, con cui è possibile realizzare il caffè vero e proprio come tipologia di lotto. Ora qui filtriamo per espansioni, quindi Usciamo Insieme e gioco base, e si può continuare l'arredamento, anche se in realtà questa clip che vediamo è già il risultato finale. E infatti ci sono delle insegne, già fuori si lascia un po' intravedere che tipo di lotto sarà. E infatti questo lotto è un po' un caffè con delle note di nightclub, quindi qualcosa che potrebbe funzionare più nel pomeriggio, tardo pomeriggio, serata, e magari, perché no, anche nottata. I Sims sono fuori di testa, fanno un po' quello che gli pare, lo sappiamo. Sala d'attesa anche qui, come dicevo, per preservare la stessa struttura. E al piano inferiore interrato ci sono i tavolini proprio da bar per un bel caffè dopo cena, ecco, chi non lo vuole. I colori sono più scuri volutamente, proprio perché è un'occasione più da sera. Al piano superiore invece abbiamo questa pista da ballo con delle luci, dei divanetti, c'è la postazione da DJ, insomma è tutto pronto per far passare la serata ai nostri beniamini. Tutte le decorazioni ovviamente sono o del gioco base o di Usciamo Insieme, più di Usciamo Insieme se possibile, e anche qui c'è la saletta privata dove riposarsi un po' prima di ritornare in pista e massimizzare la forma fisica, o meglio le tecniche di ballo. All'esterno chiaramente altri tavolini e delle panche qui per usufruire meglio, diciamo, degli spazi all'aria aperta per prendere un po' di aria dopo 50.000 ore a ballare. E questa è la renovation numero 3. Allora, che cosa ve ne pare? Abbiamo, per fare un riassunto, numero 1 la renovation con il game pack mangiamo fuori, 2 la renovation con il kit accogliente bistrò, e la renovation numero 3 con l'espansione Usciamo Insieme. Votate! Bene, questi erano i 3 build che si contendevano la sfida: il ristorante di Mangiamo Fuori, il bistrò di Accogliente Bistrò e il disco bistrò di Usciamo Insieme. Avete un preferito? Fatemelo sapere nei commenti. Nel prossimo video vedremo la sfida che vedrà protagonista il kit Rifugio in Riviera con questa shell qui.
con quale DLC si sfiderà? Sarà interessantissimo, non perdetevelo. Alla prossima, bella gente!